farà il video tutto sabato di sì, diciamo oggi appunto pensavo al pezzo che ho caricato, quello successivo che come avevo accennato ieri, ma adesso lo dico ora visto che l'ho caricato, praticamente è un extra appunto del mio tributo a Angelo Badalamenti che è terminato ufficialmente, il tributo di quest'anno è terminato ufficialmente la settimana scorsa. Con la parte, l'ultimo pezzo, la parte non linciana, che era Dark End Credits from Dark Water, film del 2005. Comunque, il pezzo di oggi è invece, come vi ho accennato, un pezzo tratto da un film del maestro Mr. Lynch, è uno dei miei film preferiti, che è appunto Night Streets, Sandy and Jeffrey, da Blue Velvet. Appunto, se non erro, secondo pezzo proprio dalla colonna sonora. Infatti è quel pezzo che si sente in sottofondo all'inizio, proprio con i momenti iniziali, quando appunto Sandy e Jeffrey camminano per le strade di Lamberton, quella in quella nottata. Tra l'altro sembra proprio Kyle MacLachlan, diciamo, è proprio insomma, secondo me la rappresentazione a livello di personaggi di David Lynch è proprio sia appunto in Blue Velvet, ma soprattutto in Twin Peaks Return, è proprio David Lynch portato, secondo me, sullo schermo, la presentazione di lui come appunto un livello di personaggio, diciamo, e poi tra l'altro lui, come ho letto anche qualche giorno fa, non mi ricordo dove ho sentito da qualche parte, comunque sì, una recensione, diciamo, del Proprio di Foucault cammina con me, comunque secondo cui appunto l'autore, questo critico, sosteneva il fatto che in effetti David Lynch si sente familiare in quegli ambienti perché è cresciuto insomma nel nord, nell'America del Nord, a quelle parti lì, in Missoula. E quindi quella città come Lamberton sono città familiari ovviamente al maestro, dice, c'è questo critico, ne conosce pure molto bene gli interni delle case, eccetera, eccetera. Comunque il pezzo è veramente molto bello. Io confesso, non sono un esperto la colonna sonora di Blue Velvet, però ci sono veramente dei pezzi straordinari. E tra l'altro, infatti, io ho interpretato tre pezzi interpretati, ma parliamo ovviamente più di un anno e mezzo fa. Sì, un anno e mezzo fa. Comunque, e altri tre pezzi erano l'opening titles, sempre Angelo Badalamenti, Blue Velvet di Bobby Vinton, ovviamente versione strumentale, ma anche, sì, una versione strumentale, e poi Mysteries of Love, di cui una bella versione strumentale solo, e anche una cantata, ma consiglio quella strumentale. Comunque questi pezzi forse li metto sia in descrizione, che sono comunque anche nelle mie playlist sul canale Tastiera. Sì, e poi diciamo forse caricherò in maniera separata anche altri pezzi al tributo dell'anno scorso di Angelo Badalamenti quando verranno gli anniversari di questi film, però poi ci ritornerò meglio, penso, quando li caricherò, anche se non sono sicuro. Purtroppo, ripeto questa cosa, la seconda parte del tributo dell'anno scorso era basata pure quella su pezzi da film non linciani, però io credo di aver fatto un errore alla lunga, cioè, perché praticamente li ho inseriti tutti in un unico video, e credo che in questo senso i pezzi sono passati un po' inosservati, avrei dovuto caricarli in forma separata anche in quel caso. E quindi per via di questo motivo sto pensando di ricaricare, tra l'altro anche con modifica agli audio, un po' più, si sente un po' meglio. Comunque, appunto in forma separata, quando capiteranno gli anniversari dei film di questi, in cui sono contenuti questi pezzi. Due sicuro forse saranno a maggio, qualche settimana, cioè per la loro presentazione a Cannes, l'anniversario della presentazione a Cannes, ma comunque vedremo. I film in questione hanno 9 là dentro. Però appunto nella descrizione dei video dedicati a Angelo Badalamenti in questi giorni, queste settimane, potete leggere tutto lì, perché i titoli dei pezzi, i titoli dei film sono scritti tutti lì, comunque sinteticamente. Qui dico che erano il Love Theme da Cousins, due pezzi da Beach, film del 2000, poi il main title di Comfort of the Strangers, li dico un po' in ordine sparso, L'Adversario, film del 2002, il team di Fahrenheit, il videogioco, poi Execution d'Attack from Stalingrad del 2013, Fire to the Stars, mi pare, The Edge of Love del 2008, e poi sì, anche altri film. Comunque vi scrivo meglio la lista in descrizione, sono tutti comunque, anche ripeto, le descrizioni di questi video dedicati ad Angelo Badalamenti. Però appunto, per un fatto di giustizia, secondo me sarà meglio ricaricarli in forma separata, però non è detto, vedremo. Sì, comunque il Velluto Blu, ovviamente, dicevo, il mio film preferito, cioè uno dei miei film preferiti il maestro, probabilmente insieme a Mulholland Drive, poi tutti gli altri, poi Foucault cammina con me, tutti gli altri dopo, anche se è difficile fare questo discorso, perché
Comunque, essendo solo 10 film, più The Return, che è un altro film, lo consideriamo un film alla durata di 18 ore, sono tutti film straordinari, opere d'arte, quindi è un po' difficile fare questo discorso, però Velluto Blu è, diciamo, se non erro, il terzo film suo che ho visto, però in qualche modo, o il quarto, vabbè, comunque mi ricordo, comunque è uno di quelli che veramente ho dentro, diciamo, perché mi è molto familiare per vari motivi. E poi, secondo me, è proprio il suo film chiave manifesto. E poi è anche un'anticipazione praticamente di Twin Peaks, secondo me. Appunto, sì, è una sorta di Twin Peaks precedente. È quindi davvero straordinario. Beh, comunque lo dovrei rivedere, secondo me, prima o poi. È vero che è quello che ho visto di più insieme a Mulholland Drive, ma qua, appena avrò tempo lo cercherò di rivedere. Poi Laura Dern, ma anche altri attori straordinari. Poi Immortale, quella scena finale in cui, diciamo, appunto. C'è quel frammento, no? La finale, la casa, vi ricorderete? E poi Mysteries of Love, secondo me, veramente uno dei pezzi più belli di Angelo Badalamenti, straordinario. E tra l'altro, David Lynch disse a lui di ispirarsi alla colonna sonora di Shostakovich. Poi, boh, penso sapete un po' tutta la storia che ruota dietro a Velluto Blu, come fu contattato Angelo Badalamenti. Vabbè, ci sono anche molte interviste in cui lo dice. Sì, comunque, veramente credo di. Cioè, aver detto tutto, poi proseguirò appunto gli altri pezzi giorni successivi, poi vedremo di quali pezzi si tratterà. Penso sempre pezzi di Bach, ma beh, come continua il tributo per il suo compleanno, se fosse stato ancora vivo avrebbe fatto 337 anni, scorso 21 marzo. Comunque, sì, nel caso venisse qualche altra cosa in mente, come sempre aggiungo in descrizione. Have a great day, a domani.